Posso, sì. Tu hai la terra. Posso? Hai la terra. Io voglio dire una cosa molto semplice. Qua si tratta di fare le valutazioni. Qua tutti parlano di fare valutazioni, mi sembra strano, ma la valutazione sono state già fatte. C'è la deriva, la comunità del parco che già ha fatto le valutazioni. Io non lo so perché si vuole tornare indietro e soprattutto perché chi dirige il parco, chi dirige il parco possiamo rivedere, e questo non è giusto, non è giusto, perché non ci sono le condizioni per poter rivedere, e né da pochi soldi ci possono far rivedere le cose. Noi abbiamo avuto il coraggio di rifiutare diversi milioni quando volevano fare una cittadina, la Pollinio, sul Pollinio. Abbiamo avuto il coraggio di dire noi soldi non le vogliamo. Dire tu, dove porti? Qui c'era quello di Terranova, c'era questa con la Giovanni Pandolfo che ci credeva, e soprattutto c'era la gente che dirigeva l'ambiente che ci credeva. C'era la Basilicata Verde. La Basilicata Verde significava che era una cosa diversa da quello che si può fare adesso. Io non so che cosa vi voglio dire. Io voglio dire che non si possono appoggiare e fare riunione per revocare quello che è già stato fatto. Ma che modo c'è di? Ma possibile che si ragioni in questo modo? Possibile che a livelli alti ci si chiama, si fanno le riunioni a Roma, e chi sarebbe invitato? Io c'ero nell'elenco, però l'invito non l'ho avuto, non mi ci volevano a Roma. Infatti io non l'ho ricevuto, contrariamente a quello che si diceva che nell'elenco c'era, ma non come ci volevo. Quando poi ci siamo andati la prima volta, no, dice noi dobbiamo fare un verbale, ma non ci vogliamo voi che avete votato con già. Ma come? Solo perché eravamo contrari al verbale, noi non ci dovevamo essere, dovevamo fare solo il verbale di quello che non so perché qualcuno ha detto attivatevi in questo modo che poi risolviamo il problema e vediamo qualche cosa. Noi soldi non li vogliamo, noi vogliamo che il territorio deve avere quello che stabilisce l'articolo 7 della 394, dice i comuni all'interno dell'area park hanno la precedenza nei finanziamenti, non è che ci deve andare l'Enel, hanno la precedenza su tutti i finanziamenti che ci possono essere, che sono collegati alle finalità del parco. E la stessa cosa anche i singoli cittadini, l'ultimo comma c'è scritto anche i singoli cittadini, però non ci si batte per qui, si batte per fare altre cose sbagliate, cose che non hanno senso. L'ambiente, sa, vediamo qua, l'ambiente, ma vi siete bene, a parte tutto, dice noi riduciamo l'inquinamento, ma come lo riduciamo? Noi lo aumentiamo perché un gruppo era fermo dal 93, un altro dal 97 e riduciamo, aumentiamo, non che riduciamo, chissà, dal punto di vista climatico là, massimo si arriva al 22 gradi, questi 22 gradi dal punto di vista climatico. L'abbiamo presa all'adronico, perché quello più o meno è una cosa, quello sono 250 metri, 900 metri, là su 300 metri, c'erano 40 gradi, che 22 gradi, perché non vengono a vedere? Allora c'è tutta una serie di cose che secondo me basta leggere le cose, perché ci sono le contraddizioni stesso all'interno delle cose che hanno scritto, non è che uno se le deve inventare, basta che va a leggere quella specie di progetto. Io passavo al comune, non c'era un progetto, non c'era proprio niente, dicevano noi portiamo sviluppo. Che cos'è questo sviluppo? 180 camion al giorno. Infatti, tanti sono dicendo, e non sono della zona, non ci fatica nessuno della zona. Quando io ho chiesto, dico ma quanti saranno gli occupati? Da 40 dobbiamo scendere a 35, mi ha detto
cultura quello, il loro rappresentante. E se mi ha detto 35, certamente erano 22, 19, qui c'erano certamente 35. Ho detto, ma posso fare un'altra cosa? Dice sì, potreste fare anche il trasporto. Il trasporto? Dico, ma io mi posso acquistare un locale? Ah no, noi con una persona sola non possiamo aver più fare. Ma quante sono? 56. Può fare il banda, lo fanno per 90. Bande europee lo fanno per 90, non per 56. Al comune di Laino, se uno va a legge, c'è un accordo che ha fatto il comune di Laino con lei e c'è scritto che avrebbe presentato uno studio sulle cene, un studio a tutt'oggi. Non è mai arrivato, io non l'ho mai visto. Il mio dal punto di vista ambientale è una cosa tanto bella da guardare, ormai c'è così inserito bene nel paesaggio che è quasi piacevole guardare. Poi non c'è nessuno, ma mica c'è qualcuno. Dice là è scarsamente a pubblicare, sì e no c'è dove là c'è un rotondo, ma c'è solo un rotondo, voi che passate la mattina vedete c'è solo un rotondo. Non ci sono abitazioni, non c'è niente. Ci sono, e come non ci sono? Ma allora voglio dire che non si può discutere di una cosa che già si è discussa, se no dovete mettere all'ordine del giorno, revoca delibera già fatta, dovete avere il coraggio di scrivere, e non di farlo diplomaticamente, volete raggiungere lo stesso obiettivo, ma diplomaticamente, e questo non è possibile. Non si può fare l'ambiente, non si può gestire l'ambiente con questi criteri. E soprattutto mi meraviglio che chi dirige il parco non prende posizione in questo senso. Noi abbiamo già votato la comunità del parco, il direttivo, il direttore ci ha aggiunto il resto, ha detto del perché una cosa del genere non si può fare. E tutti quanti adesso si attivano per dire, ma annulliamo quello che abbiamo fatto. Noi non lo dobbiamo annullare perché non è giusto annullarlo.